Ciao Augusto, ciao a tutti, buongiorno. Allora, caro Stefano, la giornata di ieri fu un'estate, comunque, dalla notizia drammatica. Si aspetta la conferenza stampa di stamana alle 11 per saperne di più. Dalla tarda mattinata è stata un'evoluzione negativa di cronaca legata a Michael Schumacher. Beh, sì, insomma, credo che fosse stata un'altra persona, visto che di quegli incidenti, purtroppo, per questa folle abitudine di praticare il fuoripista, ne succedono diversi. C'è chi ha perso la vita nello stesso weekend. Io credo che su un'altra persona non avrebbero neanche fatto quello che stanno facendo, nel senso che era Schumacher, credo che fosse già quasi clinicamente morto quando è arrivato in ospedale. Adesso il tentativo è, per carità, andrebbe spedito per tutti. Si sa che in questi casi la fama del personaggio porta spesso anche i medici, no, a cercare di superare se stessi, no, con imprese quasi impossibili. Francamente credo che se la dinamica dell'incidente è quella che ci è stata descritta, la situazione clinica al momento del ricovero era quella che ormai purtroppo abbiamo capito, non credo che ci siano grandi speranze, insomma, anche perché mi domando, qualora lui riuscisse, essendo di una tempra formidabile, questo è un uomo nato per fare lo sport, perché non andava soltanto in auto, Schumacher giocava a pallone, come abbiamo visto sciava, e per fare quelle cose doveva anche sciar bene, anche se ieri è stato a dir poco sfortunato, anche se dovesse sopravvivere a questo intervento, mi domando in quali condizioni, avendo riportato certamente dei danni cerebrali, no, con emorragia, per cui francamente in questi casi non si sa veramente che cosa sperare, ma io credo che le speranze siano oggettivamente molto poche, visto quello che è accaduto. Poi tra l'altro filtrato in maniera molto strana, non so per quale motivo, forse per un fatto di riservatezza, di privacy. Le prime notizie sembravano quelle di un incidente quasi banale. Sì, no? Perché l'incidente c'è stato attorno alle 11:15 di ieri mattina, la notizia ovviamente era stata data, ma sembrava qualcosa che potesse essere sotto controllo. Anche la portavoce di Schumacher aveva fatto intendere come ci fosse questo trauma cranico, ma insomma, nessuno poteva immaginare quello che poi è accaduto ieri in tarda serata. Poi ovviamente, se meglio di me, con i social network arrivavano aggiornamenti in continuazione. Radio Monte Carlo è stata la prima emittente, la prima testata di fatto a dare notizia di questa operazione d'urgenza, col neurochirurgo chiamato appunto al capezzale dell'ex campione della Ferrari. E adesso si aspetta appunto la conferenza stampa delle 11, e vanno a riecheggiare le parole di Luca Cordero di Montezemolo quando fa riferimento ai campioni della Formula 1 che anche quando smettono l'attività agonistica non riescono mai a togliere il piede dall'acceleratore. No, beh, questo però forse è il caso meno, l'esempio meno, con tutta la simpatia per Luca Montezemolo, cioè, c'entra un po' poco, nel senso che è evidente che forse il suo riferimento è alla spericolatezza. Sì, alla tendenza appunto ad andare oltre. Sì, che io sappia Schumacher ne ha anche altri, insomma, faceva credo che abbia fatto sicuramente il parapendio, esatto, sono addirittura il paracadutismo, insomma, beh, è evidente che chi vive la sua vita a 300 e passa all'ora, poi è un po' difficile che anche quando stacca un po', o comunque quando si rilassa, se lo faccia in maniera, che so, sta sdraiandosi su una maca, come farebbe uno di noi, esatto. È evidente che quelle emozioni le cercano comunque. Io devo dire che con tutta la scarsa simpatia che ho, ma come frequentazione personale per gli sport invernali, tutto ciò che è legato alla neve, non riesco a capire questa abitudine del fuoripista, perché esatto. non passa ormai il weekend, ma si può dire quasi non passi giornata in alcuni periodi dell'anno senza che ci siano incidenti, e quasi tutti di una gravità inaudita, anche perché è evidente che la sicurezza in queste attività è una parola grossa, insomma, quasi inutile. Mi domando, so che alcune regioni l'hanno addirittura vietata in Italia. Io mi domando appunto se è un'attività che abbia ancora un senso, perché se andiamo a vedere, noi pensiamo a sport pericolosi, appunto, come si parla sempre dell'automobilismo, del pugilato, ma io credo che quanti ne uccide la montagna, insomma, per una passione, io penso che possa essere espletata in altre maniere, perché se uno vuol provare l'ebbrezza della velocità sulla neve, ci sono tanti altri sport, eh? C'è lo slittino, c'è il bob, che è uno sport fantastico, non lo so, insomma, io credo che ci siano altre forme, francamente. Nel caso di Schumacher, massimo rispetto, perché ripeto, chi si è scelto
di fare quella vita, è del tutto inevitabile che abbia passioni magari un po' rischiose. Comunque lui aveva anche la forza e la freddezza per farlo. Ieri io credo che sia stato soltanto sfortunato. E staremo a vedere, speranza per quanto siano poche, che possa arrivare qualche notizia positiva. Stefano, cambiando argomento, parlando di calcio, questa è la settimana che porta e che culmina con la Juventus Roma, e qua un aspetto, poi magari sarà in dettaglio, sarà inutile fine di risultato, che mi ha fatto pensare è la voglia dei calciatori della Roma di rimettersi a disposizione, perché Rudy Garcia diceva al termine dell'ultima dell'anno vorremmo giocarla domani la partita contro la Juventus, e lo stanno seguendo i suoi giocatori, in tanti sono tornati prima rispetto alla data. Oggi la Roma torna ad allenarsi già da un paio di giorni a Trigoria, anzi anche qualche giorno in più si è iniziato a vedere qualcuno, c'è lo sbarbato Dodò che ha postato fino a ieri foto su Instagram, dal suo profilo Instagram, dal Brasile, mentre faceva attività fisica, mentre si preparava al ritorno, una sorta di preallenamento. Insomma, quando i calciatori fanno questo, alcuni se ne fregano storicamente, magari tornano con 4-5 kg in più, sono improponibili per la prima dell'anno, significa che al di là dell'amore per la Roma che può averla Totti, De Rossi, Florenzi, Federico Ricci, c'è proprio voglia di continuare a sentirsi parte di un gruppo nel quale credono, e questo è veramente il grande merito di Rudy Garcia. Sì, lui ha creato un gruppo straordinario, noi ci ricordiamo altri gruppi formidabili, perlomeno non certo nella coesione con l'allenatore, ma per il rapporto che li legava in gran parte, che legava in particolare alcuni di loro, penso alla Roma di Capello, quella della prima fase, quella che si ricostruì in qualche modo da altre macerie, che poi arrivò a centrare lo scudetto, ma insomma anche quella purtroppo cadde in un errore fatale, con una ripresa sempre, una partita molto importante all'altezza della Befana, e ce lo ricordiamo che razza di casino che successe con Emerson che si presentò praticamente fuori tempo massimo, e purtroppo col consenso di Capello che si fidava e fece male in quell'occasione a fidarsi, perché con Emerson c'aveva un rapporto particolare, come si è visto anche successivamente. E qui c'è una cosa pazzesca, intanto la cosa incredibile è che sono gli infortunati, quelli reduci da infortuni, penso soprattutto a Castano a destro, che si sono precipitati a Trigoria anche privandosi di qualcosa oggettivamente, no? Perché poi insomma adesso, per carità, visto che ce l'hanno sul privilegio di fare vacanze in questa maniera, è anche legittimo che sfruttino, e c'è chi cerca di sfruttare al massimo, però mi sembra, ecco, che da questo punto di vista la Roma dia una garanzia ulteriore, questa Roma, ecco, rispetto alle altre che abbiamo in mente. Poi sul campo sappiamo che insomma a volte anche gente che è scesa dall'aereo un minuto prima fa la differenza. Io ho ricordo di alcuni giocatori argentini in particolare, per i quali sembrava che insomma che le vacanze, magari qualche birra in più o una nottata brava facessero quasi bene. Insomma, non è sempre così ovviamente, però insomma devo dire che me li ricordo, ecco. Quindi poi non è che poi sul campo sarà determinante questo, o non soltanto, insomma, ecco, questa voglia di allenarsi anche quando uno poteva stare altrove, però è il segnale di qualcosa che è cambiato e che Garcia ha plasmato in modo straordinario. Senza dubbio affronteranno il match Juventus e Roma senza novità dal mercato, perché poi le trattative sono quelle che conosciamo, non dico si sia attenuata la ego del possibile arrivo a Roma di Nainggolan, ne parlavamo anche venerdì e sabato, Stefano, insieme, del fatto che comunque c'è intanto la concorrenza del Milan, c'è la stessa Juventus, ci sarebbe anche l'Inter, per ovvi motivi non era così fatta per Nainggolan alla Roma, è un giocatore che la Roma continua a seguire. La domanda che ti facevo sabato scorso: vale la pena tirare troppo per le lunghe con Cellino, sapendo che poi magari arriva il 25 gennaio e perché il Milan gli dà un milione in più non te lo vende e ti ritrovi a dover in fretta e furia mettere in piedi un'altra trattativa? Sabatini era a Londra nella giornata di ieri con la Premier che continua a non fermarsi. Che ti aspetti da questo mercato, in sintesi? No, io credo che non è che non valga la pena seguire la vicenda Nainggolan, perché il giocatore è molto interessante, è anche giusto stargli dietro. Ecco, quello che sarebbe sbagliato è concentrarsi troppo su questa trattativa trascurandone altre strade. Io non credo che la Roma lo faccia. Credo che la Roma ha fatto un'offerta più importante. Purtroppo non sono però i suoi rapporti vincenti con Cellino, che ha un legame con Galliani che va oltre il campo. Io non so poi francamente se ligano anche interessi di carattere commerciale, industriale, con una di tanti, seguendo una delle tante arterie che poi confluiscono
nel mare magnum di Berlusconi, e non so francamente quali sono gli interessi. Trovo che a volte è persino imbarazzante come queste piccole società si pongano in una situazione di vassallaggio passivo nei confronti delle squadre più potenti, quindi questo non lo so, e credo che appunto che sia molto rischioso mettersi a fare una trattativa quando si sa che il Milan comunque avrà un canale privilegiato a prescindere dall'offerta stessa. Il Milan potrebbe anche offrire di meno e vedersi assegnare il giocatore. La Roma si sta muovendo su altre strade e penso che batterà quella. Ecco, io questa vicenda di Nainggolan dal punto di vista, un po' perché c'è Cellino di mezzo, che è uno che già mette malinconia secondo me, non solo quando suona la chitarra, ma in generale per gli atteggiamenti, cioè mi mette un po' di, cioè non esiste, in nessun altro paese al mondo francamente esistono questi rapporti incrociati della società, è la cosa che è più avvilente. Nei paesi normali chi offre di più se prende il giocatore, e questo è un discorso che avrebbe riguardato la Roma già quest'estate, perché nessuno aveva la disponibilità di fare quel tipo di operazione in quel momento. Infatti adesso assistiamo alla comica che quelli che sono fortemente interessati al giocatore, forse perché hanno deciso di mollare Marchisio o chissà quale altra operazione faranno, che è la Juventus, perché la Juventus si interessa molto a Nainggolan, sta in questo momento quasi tifando, no? Anzi no, quasi, sta tifando perché il giocatore rimanga a Cagliari per potersi poi muovere con libertà nei prossimi mesi, non avendo intenzione o possibilità in questo momento di acquisirlo, no? Quindi sta sperando che nessuna delle contendenti, intanto comica in questa situazione la posizione dell'Inter di Toir, che sembrava quella la destinazione naturale, visto che c'era di mezzo. Sì, ma infatti, era indonesiano, pure lì si è bloccato tutto, anche perché mi pare che... Ammesso che sia mai partito qualcosa, perché non è che perché l'Inter c'ha il proprietario indonesiano adesso deve prendere per forza il giocatore d'origine indonesiana, no? Mi sembra imbarazzante che pur avendo, insomma, certamente esposto il suo gruppo pesantemente, sì, certo, per quanto riguarda la copertura del rosso, no? Di bilancio dell'Inter, sì. Qui mi pare che anche lì se non si vende prima non si fa il mercato, a meno che poi il Paris Saint Germain non ti faccia la grazia non soltanto di darti un esubero e che esuberi, perché se parliamo di Lucas, di Lavezzi, di Pastore, dello stesso Menezza, sono comunque signori giocatori, ma oltretutto quello che chiede l'Inter è anche che il Paris Saint Germain si accolli un buon 40% dell'ingaggio, che non pagherebbe per intero, perché Lavezzi che guadagna 5 milioni ovviamente se lo prendi per 6 mesi gliene paghi 2,5. L'Inter non può spendere neanche quei 2,5, almeno 1 milione vorrebbe che lo tirasse fuori il Paris Saint Germain. Sì, infatti io voglio vedere come finirà questa trattativa tra me e te, l'esperto di mercato sei te, che lo sai, e io voglio vedere come finisce Augusto, perché tutti questi nomi, poi la pregiudiziale dell'ingaggio mi pare una enorme per i club incasinati come i nostri, quindi francamente che poi alla fine si riesca a portare anche solo due dei 200 nomi che circolano, perché non è che basta, perché purtroppo la gente poi casca nel tranello quando si parla di prestiti, dice vabbè ma non cacci una lira, dimenticandosi che ci si accolla, e poi comunque il prestito secco non te lo concede più nessuno, il prestito comporta comunque una necessità di riscatto, e questo significa appunto rivedere tutte le strategie o impostare le strategie particolari per l'anno successivo, è del tutto evidente, no? Che interesse c'ha al Paris Saint Germain a darti il giocatore per 6 mesi, quando poi se lo ritrova a giugno, quando magari nel frattempo sta già impostando altre trattative e quindi ha fatto evidentemente su quel giocatore una scelta che non comporta la sua presenza nella prossima stagione, per cui devi anche impegnarti una cosa di, perché se vai a vedere già adesso soltanto sul piano teorico le operazioni guarda la Roma, insomma se vai a vedere, se dovesse dice prende Pastore, perfetto, Pastore riscatto a 20, ha già preso i turbe per 15-16, vabbè, ma quanto spende la Roma al prossimo mercato? Ci dobbiamo riaspettare poi qualora si materializzassero queste operazioni in altre operazioni in uscita, perché che fa la Roma? Vabbè che dovrebbe avere, speriamo, insomma, la garanzia di una coppa importante quantomeno da affrontare l'anno prossimo, però insomma, anche gli introiti poi sappiamo quali sono, no? Se vai in Champions League c'hai garantita una decina di milioni, no? Uh-huh. Inizialmente, non credo, sì, che sia molto di più, che fai? Già ne investi 35 per prendere all'altro due giocatori d'attacco quando ti serve anche, non lo so, francamente sarei... ci andrei un po' cauto, mi sembra che una grande, in questo momento alle società forse non dispiace che si parli di loro in una certa maniera, i giornali fa comodo spara certi nomi, però poi voglio vedere quanti effettivamente tornano in Italia. Anche questa cosa del ritorno, a parte Lucas e qualche fenomeno che vedrei molto volentieri in questo campionato, però è una bella tristezza vedere, insomma, un calcio italiano che da anni è costretto ormai a cedere i suoi pezzi migliori, i giocatori più importanti,
soprattutto stranieri, e poi riprenderseli, no? Se quando hanno fallito da un'altra parte, così, a prezzo di saldo. Non è che diamo la sensazione di essere in questo momento, francamente, un calcio particolarmente importante. Savano, l'ultima, veramente in 30 secondi, so che è un argomento che verrà trattato nei prossimi giorni, ancora veramente molto presto la Roma si ritrova oggi. Chance che dal primo minuto a Torino partano insieme Totti e Destro, ce ne sono? Per me sì. Per me assolutamente sì, l'hanno fatto, oddio, per me sì dal punto di vista fisico ormai certamente, visto che insomma l'hanno già, avranno anche avuto in questi giorni occasione di migliorare la propria condizione, magari con la sosta anche di superare qualche piccolo acciacco suppletivo, il problema è solo tattico, sì. Però io credo che quelli loro siano un'enorme risorsa. Senza dubbio, anche perché rinunciare a uno dei due in questo momento, con Totti che sappiamo quanto possa fare la differenza, potrebbe lasciare troppi rimpianti. Io credo che Garcia abbia già capito, ammesso che uno conoscesse bene, insomma, che Destro è esattamente il tipo di attaccante che in qualunque squadra lui si porterebbe dietro, avrebbe giocato titolare nel Lille, campione sì. di Francia. E alla faccia del non serve l'attaccante con Rudy Garcia, daglielo forte l'attaccante e poi se ne riparla. Poi ne riparliamo, ne riparleremo, caro Stefano, nei prossimi giorni per quanto riguarda questo spazio, già a partire da domani mattina. Per il momento ti ringrazio e ti mando un abbraccio. A te, Augusto, e un abbraccio a tutti.